È in corso lo sbarco sulla banchina del porto di Carrara dei migranti della nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere, arrivata stamani alle 7:30. A bordo 197 migranti subsahariani salvati il 3 e 4 giugno nel Mediterraneo. Secondo i soccorritori, venivano dai centri di detenzione tunisini, dove hanno subito violenze e torture ancora visibili sui loro corpi. Cerchiamo di fare del nostro meglio per far sì che quando queste persone scendano poi possano trovare comunque un'accoglienza. Completato lo sbarco, saranno trasferiti nel polo Carrara Fiere per le visite mediche e le operazioni di identificazione. Sulla nave umanitaria c'erano 125 uomini, 11 donne, di cui 3 incinte ed una madre con un neonato di pochi mesi, 60 minori, 47 dei quali non accompagnati. La maggior parte rimarranno da noi. Il prefetto Aprea ha disposto l'apertura di un centro straordinario qui su Massa. Ci sono anche, da quello che so, due ragazzine, non so bene quale età, che saranno ospitate invece su Carrara. Gli altri andranno qui in regione o comunque al massimo nelle regioni limitrofe. Per lo scalo carrarese, quello odierno è il quarto attracco di una nave umanitaria dal 30 gennaio scorso, il nono per l'intera regione. Non è più un'emergenza, ma una routine, ha commentato l'assessore Monni, ribadendo che è una forma di tortura sottoporre i migranti a 4 giorni di navigazione in più rispetto a dove vengono soccorsi. È una routine, ahimè, alla quale ci stiamo attrezzando. Abbiamo una riunione nei prossimi giorni proprio con i prefetti di Carrara e di Livorno per proceduralizzare gli sbarchi.